Buongiorno, gentile signore, vorrebbe lasciarci un breve commento. Buongiorno, io sono Nadia. Che lavoro fai? Sono impiegata, lavoro in ufficio. E in quale azienda lavori? Di che cosa ti occupi? Arredo. Perfetto, che cosa ti piace o non ti piace di questo lavoro? Mi piace la contabilità, i conti, non mi piace la vendita. Ok, quindi parlare con le persone. No, parlare con le persone mi piace, però con la vendita non è la mia parte. Ok, che cosa fai in generale nella vita per divertirti e cosa per rilassarti? Per rilassarmi sicuramente leggere, per divertirmi gli amici. Ok, e cosa ti rende felice nella vita? La tranquillità. Perfetto, hai un sogno nel cassetto? Viaggiare. Benissimo. Hai una parola, un proverbio, un modo di dire in italiano che ti piace o che usi spesso? Chi la fa l'aspetti. Grazie, ciao a tutti. Ciao e buongiorno a tutti. Sono Nidia Ferrazzi, ho 74 anni e purtroppo sono sola perché mio marito è volato in cielo. Nella mia vita ho sempre avuto la compagnia di cani, io adoro gli animali, per me sono gli esseri più buoni di questo mondo, noi confronto a loro non siamo nessuno. Dimmi a questo punto. Cosa fai di lavoro? Cosa facevi di lavoro? Io ero praticamente segretaria d'azienda alla Montenison di Milano in Formula Parte. Ho sempre raggiunto il massimo livello perché sono stata segretaria anche di gente molto molto importante e niente, poi sono andata in pensione ovviamente e adesso faccio la pensionata. Okay. sola da qualche mese perché l'ultima mia cagnolina mi è morta a novembre, sono un po' disperata, però adesso ho la fortuna di aspettare un maltese piccolino. Oh, me lo consegni a metà febbraio. Oh, e per bello. Me è la migliore perché mi tiene la compagnia. Sì, sarà un nuovo inizio. Sì, spero proprio di sì. Che bello. Cosa ti piace fare per divertirti o per rilassarti? Ma ho tante amiche, per cui adesso vabbè è un periodo con la storia del lockdown così, però giocavamo a burracco, facevamo un torneo di burracco. Non mi piace tanto camminare, nel senso che cosa? Certo, col cane dovevo camminare per forza, era uno stimolo. Adesso non cammino più, però adesso arrivando il piccolino magari dovremmo fare. Esatto. Boh, per il resto niente, cioè gioco burracco, tante amiche. Diciamo che ho un buon carattere perché sì, mi vogliono bene, per cui sai, nel rapporto con le amicizie a volte bisogna anche un po' mandar giù e tirare avanti perché non sempre puoi essere serena e tranquilla, però comunque io ce la faccio, sto bene, ho tante amiche brave che mi aiutano e via. Perfetto, hai un sogno nel cassetto? No, ormai di sogni alla mia età penso che non ti posso sognare più o aspirare. L'unico sogno che non potrebbe essere un sogno è quello che il Padre Eterno mi dia la salute di andare avanti nel modo migliore, ecco, tutto lì. Sì. Questo potrebbe essere il mio sogno nel cassetto. Assolutamente sì. E per finire, se hai una parola, un modo di dire, un proverbio? Ma i proverbi non ne so assolutamente. Il modo di dire potrei dire anch'io grazie per l'intervista, sono stata contenta, in un primo tempo non volevo farlo, ma poi mi sono decisa. Comunque ti ringrazio e buon lavoro. Grazie mille anche ciao, a te. Ciao, sono Ettore Becchi. Che lavoro fai? Consulente finanziario. Ti piace questo lavoro? Certo. Perché? Perché è tecnico, perché è di rapporto, è di psicologico, è molto coinvolgente. C'è qualcosa che non ti piace? Sì, l'impegno. Ok, il lavoro. No, non proprio il lavoro. L'impegno costante per essere sempre a livello. Ok. Nella vita che cosa fai per divertirti e cosa per rilassarti?
Allora, per divertirmi, diciamo che sì, tennis, sport, corsa, ginnastica, mm-hmm. Per rilassarmi invece scacchi, carte e altri divertimenti del genere. Ok, hai un sogno nel cassetto? Adesso? Sì. Ma ho più il cassetto che il sogno perché... un po'. I viaggi sono una cosa che mi piace moltissimo, viaggiare in genere mi piace moltissimo. Ok, e per ultimo, se hai una parola o un modo di dire, un proverbio che ti piace, che usi in italiano? Ma no, non uso un proverbio. Uso dei proverbi o uso delle frasi in funzione del momento in cui mi trovo, della situazione in cui mi trovo. Ciao!